fanno, ragazzi. Allora, l'idea nasce dalla voglia di parlare in modo diverso del Festival Lirico all'Arena di Verona, che è uno dei patrimoni della tradizione e della cultura del nostro paese, che ha voglia però di incontrare una nuova fascia di pubblico. La danza moderna con la musica classica? Allora, assolutamente no, per il semplice motivo che partiamo dal presupposto che la musica è musica, quindi le note sono note, il ritmo deve essere sempre coinvolgente, sia se questo sia classico, moderno, contemporaneo, è la stessa identica cosa. Quindi non è stato difficile perché è sempre semplice coniugare la musica all'arte del movimento, quindi la danza. Rivisitazione generale di tutti i personaggi che troviamo appunto nelle opere classiche e quindi trovare l'esatta contrapposizione in uno stile assolutamente moderno, seguendo le ondate appunto di stile che ci sono in questo periodo come il pop, il funky, il loud, il viking, abbinare anche uno stile che troviamo negli anni 70 e negli anni 80 che diciamo sta ritornando anche ora. L'obiettivo di questi eventi che apparentemente sono così lontani dal mondo della lirica? L'obiettivo di questi eventi è proprio comunicare la lirica in un modo diverso, incuriosire le persone che normalmente hanno una certa diffidenza nei confronti dell'opera lirica e che magari stentano ad avvicinarsi cercando di catturare la loro attenzione. Cosa ne pensi tu, la lirica al semaforo? Sì, secondo me è un'ottima iniziativa per poter avvicinare i ragazzi, poi sicuramente attira molte persone. Allora andare all'arena? Magari sì, magari non prossimamente, però sì, sicuramente. Grazie.